Avete un problema col vostro Wico, ad esempio, quando andate da Play Store per logarvi, niente, dovete solo installare il sistema operativo. Per fare il link scegliamo il modello di device che ci interessa, ad esempio Lightway. Ok, adesso ci aprirà l'aggiornamento, andiamo sotto. Facciamo scarica aggiornamento. Ci scaricherà un pacchetto zippato di quasi 1,5 GB che noi andiamo a scompattare. Ecco il nostro pacchetto scompattato. Andiamo ad aprire l'applicazione. Ci chiederà l'autorizzazione, gli diciamo sì. Il pacchetto scompattato, come potete vedere, è 2,84 GB. Eccolo qua, una volta aperta questa finestra andiamo a collegare il nostro telefono che deve essere spento, quindi andiamo a spegnerlo. Adesso l'ho ripreso, andiamo a fare download, vedete download in corso, non disconnettere. Lui sta scaricando il nostro software sul telefonino, state attenti a non staccarlo perché creerebbe più danni che altro. Ecco qua che installa il nostro software. Ecco qui, una volta finito al 100% potremo staccare il nostro telefono e impostarlo come se fosse nuovo. Questa guida è prevalentemente per chi ha problemi software e non hardware. Una volta finito, ecco qua, vedete che si accenderà il nostro Wiko. Eccolo qui che si accende. Si sta accendendo il nostro Wiko. Vedete? La prima configurazione. Adesso vi farò vedere. Andiamo ad aprire il nostro Play Store che prima si bloccava. Eccolo qua. Vedete che adesso ci chiederà la password e non si bloccherà più. Questo è tutto. Se ti è stata utile questa guida, lascia un like e iscriviti al mio canale per non perderti nessun nuovo video.